Allora, sostanzialmente, per quale motivo vi abbiamo chiamato qui questa mattina? Per fare un giro all'interno del cimitero con noi, per farvi vedere fisicamente quelle che sono le questioni che da tanto tempo ci vedono coinvolti in questa lotta senza quartiere. E non ci sta neanche bene quello che ci viene raccontato, ci viene detto da chi ci amministra, che come opposizione cittadina ci facciamo carico del problema del cimitero soltanto in occasione della celebrazione dei defunti. Questo non è assolutamente vero, è chiaro che questo è un momento particolare in cui il cimitero è pieno di persone e vi potete rendere conto anche della difficoltà che molti parenti hanno di arrivare alle tombe dei propri cari, insomma, proprio per le transennature, per il pericolo reale di crolli che c'è. Ecco, quest'anno vedremo che nei sotterranei, dove c'è un problema molto grosso di crepature, hanno in questi giorni stuccato qualche crepa con dei muratori per dimostrare che poi tutto sommato quello che andiamo raccontando sono delle frottole. Per cui grazie di essere venuti, cominciamo la nostra camminata. Siamo tutti, è chiaro che tutte le opposizioni, il Movimento 5 Stelle, Insieme si vince, Andrea dovrebbe arrivare, comunque adesso iniziamo perché sennò dopo si fa... Tutte le opposizioni a Imola, compatte, il problema è evidente, quindi... Anche perché è sardo, non è un discorso da qui, forse lui non ne frega niente di Imola, pensa alla sardo non c'è una riga qua. Beh, vabbè, ma adesso mi sa le cose, tanto loro... Mi domando se è accettabile una situazione di questo tipo. Io ho un amico che è il babbo sepolto qui, che è stato per 40 anni portiere dell'ospedale vecchio e mi ha anche... Io vorrei anche dire che un giorno ho incontrato un ingegnere. Che il comune negli anni non ha fatto, quindi non è, è un problema di non gestione, di non manutenzione. Ma anche qui, anche dove non è attualmente Sta dicendo la signora che qui ci sono tutte le tombe dei partigiani ed è giusto e doveroso che ci sia un minimo di decoro, però lo stanno rispettando solo in questa zona qua. Questa è la cosa che va fatta notare. Scusa, Francesco. Se il nostro cimitero sta andando alla malora, avete visto che quando c'è la volontà politica i soldi per sistemare ci sono, perché lì sotto hanno sistemato e non credo che non abbia pagato il comune. Per cui io faccio notare che se si cominciasse a lavorare pezzetto per pezzetto, mi fa piacere, ripeto, mi fa estremamente piacere vedere che c'è una zona del cimitero che è stata curata. Come è stata curata questa? Pian pianino si può cominciare a partire dalle cose più disastrate. Come quella. I soldi qui ci sono stati, non capisco perché non ci devono essere per altri.